Ragazze, ciao ragazzi, top, se non fate caso ai miei capelli, perché ho appena fatto la doccia, li ho lasciati asciugare così selvaggiamente. Vedete, sotto sono più ricci, qui sopra sono più così perché io li stiro sempre, quindi dovrei tipo metterci una cosa apposta per i ricci, cosa che faccio d'estate, ma comunque dettagli perché questo è un video ricetta. Bene, video ricetta di molto semplice, perché in tanti mi avete chiesto le video ricette della pasta. Cominciamo con una pasta molto molto semplice. Aspettate, sto guardando cosa ecco qua. Ah no, è la luce. Bene, una pasta molto semplice, pasta, panna, prosciutto e piselli. Però, anche se è semplice, non tutti la fanno allo stesso modo. Ed è una pasta veramente molto buona. E secondo me la pasta ideale che si sposa con questo tipo di condimento sono i fusilli, è la pasta per me per eccellenza che ci va meglio di tutti. Allora, che cosa ci servirà? Pasta, fusilli, dipende da quanti siete, comunque mezzo chilo più o meno va bene per 4 persone. Panna, almeno 2/3. Piselli, preferibili piselli quelli fini o medi. Prosciutto cotto a cubetti oppure da tagliare a cubetti, cipolla e comunque ci vorrà anche un pochettino di dado. Chi non usa il dado ci mette il sale, però io uso il dado granulare e secondo me è fondamentale per questa ricetta perché gli dà quel pizzico di sapore in più. Quindi niente, andiamo a vedere insieme come faccio questa video ricetta. Top! Bene, ho messo a bollire l'acqua, ovviamente per fare la pasta bisogna bollire l'acqua. Fate caso che le mie unghie sono tagliate tutte, corte, 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 così vedete, perché le voglio far crescere bene per fare una bella manicure. Comunque ho messo a bollire l'acqua, adesso ci butto il sale. Bene, ora ho messo l'olio extravergine d'oliva qui nel pentolino, l'ho tolto dal gas, ancora non l'ho acceso perché prima ci taglio la cipolla a julienne, penso che si dica così questo taglio, comunque la taglio insomma, così, la cipollina, quella bianca, così, è una cipolla più o meno normale, piccolina, non è tanto grossa. La taglio anche in modo grossolano, non importa, ma è giusto per fare un bel soffrittino. Questo pezzo qui che non mi piace lo tolgo perché, come toglierò anche questo, vedete che non è tanto, non mi piace, lo tolgo. Ecco, una volta che ho tagliato la mia cipolla, ecco qua. Adesso accendo il fuoco a fuoco medio. Adesso giro il tutto, faccio rosolare la cipolla e poi ci vado ad aggiungere i piselli e il prosciutto. Vabbè, comunque vi faccio vedere. Ecco, sentite questo sfrigolio? Ecco, quando fa così ci si può aggiungere i piselli e il prosciutto. Ora andiamo a incorporare il tutto. Ora mettiamo i piselli. Abbasso il fuoco, lo metto a fuoco lento, giro un pochettino in modo che si amalgami i piselli con l'aroma della cipolla e poi vado ad aprire il prosciutto. Abbiamo preso quello a cubetti noi, che è più semplice, si fa prima insomma, però va benissimo anche prendere il prosciutto, il pezzo e tagliarlo. Ora vado a incorporare anche il nostro prosciutto cotto. Come vedete, come porzioni, questo qua è una vaschetta che ha due cubetti di prosciutto ed è giusta questa. Ora andiamo a inserirlo. Ok, anche qua faccio amalgamare. Pure qui faccio amalgamare bene tutti gli ingredienti in modo che prendano il sapore di quello che c'è nella pentola. E questo qua sinceramente fa piatto unico. Mangiare la pasta così secondo me, poi vabbè ognuno mangia come meglio crede,
Per me questo è un piatto unico, perché comunque abbiamo i piselli che sono un contorno, il prosciutto cotto che comunque può essere un secondo, e la sostanza anche della panna, poi c'è la pasta, ed è un bel piatto unico, bello sostanzioso. Ora ci inserisco la prima panna. Ecco, metto la panna, che poi adesso sto facendo con una mano, la metterò meglio. Metto tutta, sempre mantenendo il fuoco a una cottura lenta, in modo che non si bruci niente. Vado a girare tutto. Ah, un piccolo segreto: se non avete tanta panna in casa, tipo avete magari solo una panna, così, allungare con un pochino di latte, lasciare un po' di panna magari all'ultimo, perché comunque sappiamo che la panna è a base di latte e quindi si può allungare un pochettino col latte, e poi aggiungerci a fine cottura la panna che rimane magari nel tipo questa. Tipo questa, magari non mettetela tutta e la aggiungete, però comunque è meglio farla con la panna senza aggiungerci il latte. Però un vario alternativo è aggiungerci un goccio di latte proprio. Come dice mia suocera, una lacrima, ecco. Ora vado ad aggiungerci il dado. Ah sì, per quelli che mi fanno notare che ci sono le padelle tipo qua che sono bruciate, questo è fuori, non è dentro. Comunque, dettagli, noi siamo gente alla mano e quindi non ci frega di farvi le cose così. Poi quando c'è la paglietta si pulisce. Guardate che si è pulita la pentola dentro. Bene, ora vado ad aggiungerci il dado. Ecco, ora io vado ad aggiungerci questo qua, che lo adora. Questo qua l'ho preso al Lidl, infatti c'è ancora l'adesivo Lidl, è perché era in offerta, era scontato, un prezzo veramente ridicolo. Comunque io uso questo, c'è anche il misurino. Ci vado ad aggiungere esattamente un misurino di questi. Ecco, così. Questo è il quantitativo. Lo vado a mettere così. E ora mescolo il tutto. Vi ricordo che qua dentro non ho messo né sale, né burro, nulla. Ho messo solo un filo d'olio per far friggere la cipolla. E adesso ho aggiunto un misurino di dado granulare, perché è veramente un ottimo sapore da al tutto. La panna per il momento ne metto una sola, dopo ci aggiungerò l'altra. E così è veramente molto molto buono, fidatevi che ha un sapore eccezionale. Ecco qua, sta bollendo la pasta, il sale l'abbiamo già messo, ora vado a versare i miei fusilli. Come dice mia suocera, buttiamo la pasta. Ne abbiamo buttata circa 750 grammi. Ecco, è accaduto ciò che vi stavo dicendo prima. Adesso vado ad aggiungere, come potete vedere, del latte, ecco, così basta, così allungo un pochettino il mio sughetto, perché abbiamo fatto più pasta del previsto e quindi noi siamo sempre in tantissimi qui a mangiare, e quindi poi abbiamo sempre ospiti e quindi siamo sempre in tanti a mangiare. Abbiamo ospiti oggi, non lo sapevo, ho dovuto aggiungerci il latte, e va benissimo perché poi ci vado, non rimane liquido, non preoccupatevi, perché poi aggiungendo l'altra panna va, che è un amore. Io adesso il fuoco l'ho spento, perché comunque si fa subito, sapete tutti i tempi di cottura della panna, è giusto da scaldare. Però anche qui la cipolla, come vedete, è bella ammorbidita. Adesso lascio così finché non scolo la mia pasta e poi vi faccio vedere il passaggio successivo. Bene, ora che la pasta è praticamente, manca un minuto e poi si scola, ora qua vado a incorporare l'altra panna. Il fuoco è spento. Beh, poi la metto meglio, giusto per farvi vedere un attimino. Giro il tutto. E accendo giusto un minuto ancora il fuoco. Adesso ci aggiungo l'altra panna.
Ok, adesso prima abbiamo scolato la pasta, prima di metterci la pasta ci andiamo a buttare tutto il sughetto, tutto amore, tutto. E poi adesso mettiamo la pasta. Ora giriamo il tutto, scusate il vapore della pasta però è normale. Ora possiamo girare il tutto. Adesso vi faccio vedere per una volta impiattata il risultato della pasta, l'aspetto che avrà. Anzi, fondamentale avere un marito delizioso che ti giri la pasta. Grazie. O comunque anche un amico, un fratello, una sorella, o da soli ovviamente, se non si gira la videoricetta si può fare tranquillamente da soli questa operazione. Ok, ecco, messo il flash per farvi vedere meglio, vedete? Questo è l'aspetto della pasta. Adesso ve lo faccio vedere impiattato, ma è veramente squisita. Ecco, questo è il risultato una volta impiattata la pasta, è veramente molto molto buona e invitante, quindi buon appetito a tutti, buona cena, non so quando la farete, e niente, spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete mi piace, se siete iscritti iscrivetevi, mi raccomando, e noi ci vediamo al prossimo video, alla prossima video ricetta, insomma, top, ciao! Ecco, come vedete qua, chi la mangia sotto questa, diciamo quella che rimane sotto, è più fortunato perché il condimento, vedete che qua è più ricco, comunque dettagli. Ecco, questo è il piatto tipico di Davide. Farai il bis poi, amore? Penso di sì. Buon appetito.